Ebbene, io avevo preparato una scheda biografica su Luigi Sturzo perché comprendo, a parte gli amici con i quali mi sono intrattenuto, ci saranno dei giovanissimi che seguono anche questo corso, ma ho ascoltato, seppure a tratti, l'intervento del professor Rao e mi pare che abbia dato delle informazioni biografiche su Sturzo, per cui questa parte io la sorvolo. Inizio subito col dire che le battaglie di Sturzo furono, per sua ammissione, fondamentalmente battaglie per la libertà. La quale libertà, sono sue parole, per lui è diritto, è ordine, è legalità. È disciplina, disciplina interiore e non ha fatto la licenza che si traduce in disordine, anarchia, violenza. Battaglie per la libertà è appunto il titolo della raccolta completa degli articoli scritti da Luigi Sturzo su Il Giornale d'Italia dal 1952 al 1959, ossia nell'ultimo settennio della sua vita. Egli, sempre bene informato e documentato, rifletteva e lanciava i suoi strali dal piccolo studio del convento delle Suore Canossiane, dove fra pile di libri, giornali e carte varie, trascorreva le sue giornate e da dove usciva molto raramente. Qui riceveva capi di Stato e di governo, leader di partiti e di correnti politiche, prelati, giornalisti, studiosi, parlamentari, amministratori di enti locali, dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e anche poveri postulanti in cerca di un aiuto o di un conforto. Erano costoro la fonte diretta delle sue informazioni. E grazie a costoro, grazie, possiamo dire, a questo suo quotidiano rapporto personale con gente di tutti i ceti, al grande Vegliardo impegnato a combattere le sue battaglie, non sfuggiva nulla della realtà politica nazionale e internazionale. Con Battaglie per la Libertà ci troviamo dinanzi a più di 1.100 fitte pagine che si snodano in un costante avvicendamento di analisi, osservazioni e anche avvertimenti. Studio e Sturzo si pone a critico e a giudice di una situazione nazionale che, sebbene favorevolmente introdotta in uno dei più avanzati sistemi democratici del mondo, accusava a qualche anno dalla caduta del fascismo i sintomi di un malessere generale. L'opera, cioè quest'opera, le battaglie per la libertà, l'opera accentua il ruolo di Sturzo come coscienza critica della democrazia occidentale e rivela sempre un profondo spirito liberale
alla Tocqueville, felicemente armonizzato con i principi e le teorie del popolarismo cristiano. Vi si colgono con chiarezza la devozione del fondatore del Partito Popolare Italiano per la libertà, la sua diffidenza per le masse strumentalizzate dai sindacati e dai partiti, l'apprensione da lui nutrita e manifestata per la tirannide della maggioranza, le sue preoccupazioni per la diffusa apatia della gente nei confronti delle istituzioni democratiche dalla cui efficienza dipende la sopravvivenza stessa della libertà. Proprio in questo si vede riflesso il pensiero di Tocqueville, insomma, perché tocca gli stessi argomenti che Tocqueville sviluppa nel famoso libro Democrazia in America. Sturzo ha un vero e proprio culto per la libertà. La libertà, egli afferma, è come l'aria. Si vive nell'aria. Se l'aria è viziata, si soffre. Se l'aria è insufficiente, si soffoca. Se l'aria manca, si muore. La libertà è come la vita. La vita è presente in tutti gli atti, in tutti i momenti. Se non è presente, è la morte. La libertà è dinamismo che si attua e si rinnova se cessa l'attuazione e il rinnovamento, viene meno il dinamismo e la libertà si attua ogni giorno, si difende ogni giorno, si riconquista ogni giorno. È un brano che io normalmente cito sempre perché a me piace tanto e ci trovo quasi una eccezionalità, perché mi pare che ci si trovi dinanzi ad un pezzo di lirica che l'autore, poeta e compositore, non dimentichiamolo, Sturzo era un genio anche delle composizioni musicali, e dunque con queste sue capacità avrebbe potuto anche musicare questo brano sulla libertà. La prima edizione della raccolta di Battaglie per la libertà risale al 1969, allorquanto nella ricorrenza del 10° anniversario della morte di Luigi Sturzo, la direzione del Giornale d'Italia volle ricordare il proprio illustre collaboratore raccogliendone gli articoli, ben 229, in due corposi volumi. L'opera, presentata dal direttore del quotidiano Nino Badano e dall'onorevole Mario Scelba, non ebbe l'attesa e meritata fortuna. E ciò, intendiamoci, non per il mancato interesse di un pubblico di lettori, ma per l'improvvisa e misteriosa scomparsa dalla circolazione di entrambi i volumi. Non si trovarono più nelle librerie, non si trovarono più nelle biblioteche. Il fantasma di Sturzo evidentemente continuava
essere scomodo alla stessa maniera della sua persona fisica. E qualcuno, infastidito e disturbato nel sonno, pensò di sbarazzarsene ordinando di lasciare marcire i volumi in qualche recondito magazzino o, per maggiore sicurezza, di darli al macero o alle fiamme. Scelba, mettendo in risalto nella sua presentazione la validità e l'attualità di quegli articoli, scriveva che essi, questi articoli, a distanza di anni, non avevano perduto nulla del loro interesse e il complesso era, sono parole testuali di Scelba, destinato a costituire una somma del pensiero politico e sociale dell'autore, a cui i politici avrebbero potuto e dovuto sempre attingere per trarne ispirazioni ideali e indirizzi di condotta politica. E fra l'altro Scelba considerava che Sturzo ammetteva che un breve e articolo di Sturzo, cioè Scelba sottolineava che un breve articolo di Sturzo ci insegna più di un elaborato capitolo di un trattato di scienza politica. Di scienza politica astratta, dice Scelba, perché Sturzo non è solo un teorico, ma un politico la cui attività pratica ha fatto storia. E ancora, quasi a volere offrire una testimonianza e qualche considerazione ai posteri, Scelba così proseguiva: il suo genio gli consente di guardare lontano, sicché egli appare spesso un anticipatore o un premonitore, e in quest'ultima veste fa spesso la parte ingrata di Cassandra, inascoltata e molesta. Dico, adesso spegniamo qui, seguo sul poi casomai. Pronto? C'è qualcuno che... No, il professore Dallo che è uscito dentro. Sì, certo, prego. Approfitto per dire che i democristiani allora consideravano Sturzo come la suocera, la loro suocera, va bene, perché era petulante nella maniera di contestare il loro operato. Quanti nodi, conclude Scelba, giunti oggi al pettine della politica nazionale, non trovano una denuncia tempestiva nei suoi articoli? Scusate. In sfida agli ignoti e interessati sabotatori della prima edizione dei due volumi di Battaglie per la Libertà, nel 1992 il Libero Seminario Sturziano di Palermo
avente come scopo statutario la divulgazione del pensiero politico e sociale dello statista calatino, sotto la presidenza del pronipote dottor Francesco Sturzo, volle rilanciare la ristampa della intera opera che fu realizzata in copia anastatica dalla casa editrice palermitana Ila Parma. La raccolta in questa nuova versione si è anche arricchita di una ulteriore presentazione del compianto Mario Daddio, il quale, fra l'altro, osserva che Sturzo in quegli scritti sottolinea il primato dell'etica della responsabilità, in quanto avvertenza del limite come principio che deve informare l'ordinamento democratico dello Stato e conseguentemente Sturzo, secondo Daddio, richiama la nostra attenzione sul valore essenziale dello Stato di diritto come criterio e misura dello Stato sociale. In tempi più recenti, nel 1998, gli articoli del Giornale d'Italia, assieme ad altri scritti su altre testate, sono stati inseriti nella seconda serie dell'opera Omnia dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Devo dire che sono una settantina di opere che possono essere scaricate gratuitamente dal sito dell'Istituto Sturzo di Roma. Basta mettere come ricerca opera Omnia Luigi Sturzo. Per cui si possono trovare anche questi articoli sotto il titolo Politica di questi anni. Sarebbe l'ultimo della serie che riguarda la politica di questi anni. Ebbene, le diagnosi di Sturzo individuano ben presto la presenza di alcuni perniciosi virus che, a suo parere, avrebbero fatto correre grandi rischi non solo all'apparente stabilità economica dello Stato, ma anche alla giovane democrazia. Tra i virus più pericolosi, egli indicava quelli che erano causa dello statalismo, della partitocrazia, dello strapotere dei sindacati, dell'irrazionale tendenza a sinistra, cioè di volere quasi forzatamente, quasi per salvaguardare la patria, costituire governi con i social comunisti, e ancora di certo malcostume fatto di compromessi e di bustarelle, di una sempre più diffusa incompetenza nei pubblici uffici e ai vertici di della pubblica amministrazione. Sono tutti questi gli argomenti che Sturzo tratta sistematicamente negli articoli del giornale d'Italia. Ogni diagnosi era corredata
da adeguate prescrizioni terapeutiche, che purtroppo non vennero mai praticate da coloro ai quali erano suggerite. Una parola, moralizzare la vita pubblica, scriveva Sturzo il 2 gennaio 1958, dove e quando essa è stata mantenuta sulla linea della moralità? Eppure è questa l'aspirazione popolare: giustizia, onestà, mani pulite, equità. Che cos'è mai la concezione dello Stato di diritto se non quella di uno Stato nel quale la legge prende il posto dell'arbitrio, l'osservanza della legge sopprime l'abuso, la malversazione e la sopraffazione non restano impunite? Se nella mente dei cittadini, continuava Sturzo, è penetrata l'idea che per avere disbrigato un affare occorre la bustarella o la percentuale per il premuroso intermediario, si deve concludere che la storiella, le storielle circolanti di bocca in bocca non siano tutte inventate. Sono troppo dettagliate per essere solo millanterie, insinuazioni, sospetti, indizi, apparenze. E ancora, pulizia, pulizia, pulizia morale, pulizia politica e amministrativa. Solo così potranno i partiti presentarsi agli elettori in modo degno per ottenere voti, non mai facendo valere i favori fatti a categorie e a gruppi, non mai con promesse personali di posti e di promozioni, ma solo in nome degli interessi della comunità nazionale, degli interessi del popolo italiano, della patria, infine, perché la moralizzazione della vita pubblica è il miglior servizio che si possa fare alla patria nostra. Noterete che a quei tempi, negli anni 50, pronunciare il termine patria significava un po' darsi una collocazione quantomeno a destra. Sturzo la usava perché effettivamente sentiva questo amore patriottico. Ciò che maggiormente continuò a disturbare, a indignare Sturzo fu il diffuso fenomeno della corruzione, ritenuto funesto per la vita della democrazia. La condanna della bustarella, come egli stesso ebbe a precisare in polemica con alcuni giornalisti filogovernativi che lo accusavano di avere preso di mira esclusivamente i pubblici funzionari, non era rivolta soltanto alla burocrazia, ma anche a chi dà, cioè al cittadino
che corrompe o chi induce, cioè l'intermediario, o chi dipartecipa, cioè l'eventuale partito o l'uomo politico o il chi che sia, che non manca mai. Il paese, purtroppo, avendo in corpore un processo di incubazione dei germi patogeni, rifiutò il vaccino Sturziano e alla classe dirigente degli anni 50 apparvero esagerate le analisi e troppo amare le medicine. Ma il grande Vegliardo non si stancò mai di denunciare le latenti disfunzioni dello Stato italiano e di mettere in guardia governanti e governati dalla incalzante, inevitabile pericolosità di metastasi. I suoi referti, riportati con stile secco e lucido, divennero sempre più frequenti, sino a trasformarsi talvolta in appelli e anche in avvertimenti e rimproveri ad personam. Ma la sordità di coloro che avrebbero potuto e dovuto ascoltarlo procedeva in maniera direttamente proporzionale al suo intuito e alla sua lungimiranza. In seguito si è detto e si è scritto che si sarebbe trattato di incompatibilità generazionale tra l'ottantenne fondatore del Partito Popolare Italiano e i nipotini democristiani, ma in effetti si trattò di qualcos'altro, forse di superficialità, certamente anche della prevenzione dei nuovi arrivati nei confronti di un vecchio che continuava soprattutto a ostinarsi sulla necessità di tenere in vigore il binomio politica e morale e il binomio economia e morale. Tale connubio, se fosse stato cristianamente e democraticamente o semplicemente democristianamente praticato, nel senso proprio del termine, avrebbe di certo bloccato gli affari degli speculatori e i successi dei politici clientelari, evitando che le nocive conseguenze, pesantemente aggravatesi nel tempo, giungessero sino ai nostri giorni. Sturzo, per la sua parte, era perfettamente cosciente d'essere un predicatore al vento. Sapeva che i suoi articoli non producevano gli attesi effetti presso le persone o i personaggi e gli ambienti a cui erano destinati, ma egli sapeva anche di poter contare su un'opinione pubblica sempre più ampia che, assieme a lui, aveva nausea delle crescente malcostume e cominciava a temere
per la sorte della giovane democrazia. A lui bastava il buonsenso del popolo, che leggeva con crescente interesse i suoi articoli. La questione per Sturzo era, come si vede, strettamente e fondamentalmente morale, anche quanto trattava argomenti in apparenza politici o economici, come la partitocrazia, lo statalismo e la necessità delle riforme, ma egli appariva sicuro che nella lotta tra il bene e il male, a lungo andare, sarebbe stato sempre il primo, il bene, a prevalere sul secondo. La sua concezione cristiana, o possiamo dire anche più specificatamente agostiniana, della storia lo portava a considerare la realtà senza pessimismo. Anzi, egli sosteneva che, malgrado tutto, la nazione italiana continuava a essere, senza saperlo, sono sue parole, condotta dalla provvidenza per vie nuove verso impensate soluzioni di problemi creduti irrisolvibili. Con fiducia da parte sua nel futuro, si diceva convinto che Dio, d'altra parte un sacerdote come lui, un candidato alla canonizzazione, non poteva pensarlo diversamente, si diceva convinto che Dio nella sua bontà preserverà l'Italia dal pericolo bolscevico, dall'insidia laicista, dall'affondamento nell'immoralità invadente, e la sua amarezza era legata alla constatazione che i democratici italiani non sembravano collaborare al piano della provvidenza e ponevano ostacoli e remore alla realizzazione del bene comune. Di qui le critiche, i duri richiami agli appelli e gli appelli al senso del dovere dei governanti, l'instancabile azione di bonifica. Tutto ciò, scriveva il 10 settembre 1958, ad un anno dalla morte, tutto ciò è inutile che si dica e si scriva, è un combattere contro i mulini a vento, sia pure, ma tutte le volte che si parlerà di moralizzare la vita pubblica, e se ne parlerà finché vi saranno gli enti statali in crisi e quelli in auge, le bustarelle e gli affari dei partiti e le campagne elettorali a colpi di miliardi, la mia voce sarà viva nelle orecchie degli italiani, anche quando le mie ossa riposeranno nel camposanto. Sono sicuro che non mancheranno coloro che continueranno con migliore fortuna di me
addestare e ridestare nel cuore degli italiani il bisogno di verità, il bisogno di giustizia. Alla luce di questa visione etica della realtà, Sturzo scatenava senza mezzi termini i suoi attacchi contro lo statalismo che egli scorgeva nella degenerazione sistematica dell'intervento statale in campi non propri o per provvedimenti lesivi dei diritti dei cittadini. E ciò per lui creava disordine, disarmonia, soprattutto sopraffazione, violazione della personalità umana, rottura dell'organismo statale. Statalismo, insisteva nel dire, non è Stato, ma è contro lo Stato. Sturzo diede di statalismo i connotati definendolo quale intervento sistematico e abusivo dello Stato che viola la libertà individuale e dei nuclei sociali. Non solo privati e pubblici e i relativi diritti e l'autonomia. Esso, lo statalismo, è da lui considerato una delle tre male bestie, assieme alla partitocrazia, assieme all'abuso del denaro pubblico. E riteneva che la partitocrazia di per sé stessa finisce per creare disuguaglianza, il denaro pubblico è contro l'uso del denaro pubblico, l'abuso del denaro pubblico è contro la giustizia. A intraprendere e a sostenere una linea economica di cui lo Stato diventava il massimo artefice era una gran parte della Democrazia Cristiana, che aveva il suo perno nel Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e il suo schieramento nell'egemone corrente di Fanfani, nelle vivaci correnti della sinistra di base e nel gruppo di Iniziativa Democratica. Si mirava a un sempre più energico e di diffuso intervento dello Stato nella vita socio-economica del Paese, con la convinzione di creare ricchezza a vantaggio della intera comunità nazionale. In siffatta tendenza, nel 1954, fu predisposto un apposito piano da Ezio Vanoni,
ministro delle finanze che si proponeva di raggiungere tre precisi obiettivi: l'assorbimento della disoccupazione, l'eliminazione progressiva del divario tra nord e sud, il pareggio del bilancio dei pagamenti. Parallelamente entravano in gioco gli enti a partecipazione statale, quali l'IRI e l'ENI. L'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, che controllava complessi industriali, meccanici e siderurgici, grossi istituti di credito, cantieri navali e l'ENI, per la sua parte, cioè l'ente nazionale idrocarburi, che ebbe il monopolio dello sfruttamento dei giacimenti di metano e, a differenza del primo, si occupava della programmazione, del coordinamento in funzione degli obiettivi fissati. Dal 1953, anno della nascita, sino al 1962, ne fu presidente Enrico Mattei, un abilissimo manager che, riuscendo a trasformare l'ENI in un fluente centro di potere, ipotecava con ogni mezzo la politica italiana, decidendo per essa le scelte nazionali. Il vertice raggiunto, il denaro statale e il potere di cui disponeva avevano fatto di Mattei un autorevolissimo imprenditore di Stato, un vero governante nell'ombra. Questi scrissero di lui due noti testimoni dell'epoca, si tratta di Mario Cervi e di Incio Montanelli, due testimoni dell'epoca. Questi scrissero appunto, Incio Montanelli e Mario Cervi, era un protetto e un eletto della Democrazia Cristiana che voleva che la mano pubblica avesse nel mondo della produzione un ruolo decisivo. Era un moralista spregiudicato, un incorruttibile corruttore, un integerrimo distributore di tangenti, un manager che non voleva essere al servizio del palazzo, ma porre il palazzo a suo servizio. Questa frase la si trova nel libro L'Italia del Novecento, appunto a firma di Mario Cervi e Incio Montanelli. Un sistema del genere pozzava inesorabilmente con la concezione sturziana dello Stato, che a salvaguardia dei valori della personalità umana, della libertà, di ogni libertà,
compresa quella di iniziativa, non ammetteva il controllo dello Stato, che è controllo oligarchico su tutta la vita del paese, e in particolare riteneva indispensabile dare la possibilità alle categorie e classi lavoratrici di elevarsi, di trovare lavoro nell'aumento della produzione e nella pacifica cooperazione e solidarietà civile. Si comprende perché Sturzo era sempre angustiato per la politica di Mattei e per l'uso che questi faceva del denaro pubblico. Ha comprato tutti, sono parole di Sturzo, ha comprato tutti, anche il Corriere della Sera. Missiroli, cioè il direttore del Tempo, mi ha detto che non può attaccare Mattei perché i Crespi, cioè i proprietari dell'allora Corriere della Sera, perché i Crespi ricevono dall'ENI 500 milioni all'anno di pubblicità. Ma è tutta la situazione, continuava Sturzo, tutta la situazione politica italiana che mi preoccupa. Non se ne può più. Siamo a un punto incredibile. Questa è la confessione che Sturzo fece a De Rosa, e la si trova alla pagina 68 di un libro titolato Sturzo mi disse. Le critiche di Sturzo sono alla conclusione, per dare un senso di sollievo. Le critiche di Sturzo non risparmiarono, per amore alla libertà, neanche Giorgio La Pira, siciliano come lui, già deputato dell'Assemblea Costituente e negli anni 50 sindaco di Firenze, professore di diritto romano presso la stessa università fiorentina, e parlamentare democristiano. La Pira non aveva fatto mistero della sua fiducia nel massiccio intervento dello Stato nella economia nazionale, tanto d'essersi rivolto proprio a Enrico Mattei per tutelare i posti di lavoro delle officine fiorentine Piagnone e per, invece per Sturzo, per un'industria in passivo, appunto per Sturzo era contrario, insomma, ad aggravare ulteriormente lo Stato o le sue aziende. Sosteneva Sturzo che la soluzione si sarebbe dovuta cercare anche nel privato, ma La Pira a sua volta trovava del tutto naturale che ad occuparsene dovesse essere proprio l'ente pubblico, proprio lo Stato. Tra i due si scatenò una polemica che, se col tempo si moderò nella forma, rimase d'ambo le parti ferma nei contenuti. Per Sturzo, in breve, certi cattolici, e il riferimento non è soltanto alla Pira, ma anche a Fanfani, a Gronchi, allo stesso Mattei e ai loro amici di corrente,
Certi cattolici avrebbero dovuto, sono parole testuali di Sturzo, finirla con il vagheggiare una specie di marchesismo spurio, di un comunismo bianco, buttando via come ciarpame l'insegnamento cattolico sociale della coesistenza e della cooperazione fra le classi. La polemica tra i due siciliani, oggi entrambi candidati dalla Chiesa all'onore degli altari, si chiuse nel 1959 con un significativo scambio di lettere, delle quali l'ultima scritta da Sturzo, e ne riportiamo un brano, dà l'idea dell'avvenuta riconciliazione tra i due, ma non del cambiamento di idee in merito alle loro precedenti posizioni. Caro Lapire, scrive Sturzo, Dio vede il cuore e giudica le azioni umane e noi non possiamo sbagliare, no, scusate, noi possiamo sbagliare se in buona fede, noi possiamo sbagliare, se in buona fede il perdono non ci mancherà anche da parte degli uomini, se in malafede e non ce ne pentiamo, il giudizio di Dio sarà a nostra punizione. Che interesse può avere per noi il giudizio umano? Pure l'importante è che noi serviamo e amiamo il prossimo come noi stessi. Cerco di fare del mio meglio. Aiutami con le tue preghiere. Cordiali saluti, Luigi Sturzo. Grazie. Io ho terminato. Grazie, mi si sente ora? Sì, Mi sente? professore, Gabriella, sì. Sì, mi la sentiamo, sente? professore, sì, la sentiamo. Ringrazio il professore Cuccione, uno studioso, come dicevo prima, uno dei maggiori studiosi, se non il maggiore in assoluto di Sturzo, quindi ha messo in evidenza la modernità ancora di Sturzo, quindi attraverso un'analisi accurata degli articoli pubblicati sui giornali d'Italia da Luigi Sturzo, articoli che erano tesi a mettere in evidenza quella che era la crisi, quindi di uno Stato che cercava dopo il fascismo e quindi appena all'inizio della Repubblica di costruirsi e che comunque ha detto a Sturzo e non solo Sturzo, quindi lo faceva scegliendo alcune strade che sicuramente avrebbero indebolito la democrazia liberale. E noi abbiamo piena consonanza, noi liberali, con quello che ha fatto, ha scritto Sturzo, il quale peraltro cercò di coniugare la politica e la morale, così come Croce aveva cercato in Etica e Politica di chiarire come la politica non fosse una cosa sporca se non quando entra in conflitto quindi, con l'etica, e Sturzo ha condannato tutte le strade che portavano allo stravolgimento dell'etica in politica, condannava
abbiamo visto la partitocrazia, quindi condannava la corruzione, il clientelismo, lo statalismo, quindi, che piace l'affermazione ripresa dal professor Guccione, quindi lo statalismo che non è quindi lo Stato, ma è contro lo Stato. E attraverso questa disamina, quindi noi notiamo l'attualità di Sturzo, quindi, che è legata ancora alla persistenza dei problemi di allora, diciamoci quindi, chiaramente, la corruzione non è, è diminuita, la partitocrazia neppure, il clientelismo nel manco, lo statalismo, figurarsi, abbiamo anche dei partiti nuovi, i quali su questo terreno misurano la loro capacità di essere, quindi la situazione quindi, certamente richiede che vi sia ancora un Sturzo, il quale, essendo ottimista, peraltro, quindi, prevedeva che qualcun altro quindi, avrebbe toccato i temi della morale, della giustizia, quindi, ma bisogna dire la verità, noi non abbiamo ancora visto tra i cattolici quindi, un altro Sturzo. C'è una sola differenza quindi, con Sturzo che noi quindi, registriamo, cioè Sturzo che lui stesso richiamava la differenza sul piano religioso tra il liberalismo che secondo lui reputa la religione un affare di coscienza quindi, e cerca nello Stato laico un principio etico quindi, e informatore della morale pubblica quindi, e mentre Sturzo riafferma per i cattolici quindi, la religione e lo spirito vivificatore quindi, di tutta la vita individuale e collettiva e mette in guardia però quindi, che possa nascere un partito quindi, politico quindi, che trasforma che si trasforma in ordinamento quindi, di chiesa. A questo punto, ma non voglio prolungarmi, potrebbe citare anche quindi, perché non possiamo perché possiamo non dirci, non possiamo non dirci cristiani, quindi di Benedetto Croce, per chiarire che i liberali riconoscono e ricordano che il cristianesimo è stata la più grande rivoluzione quindi, dell'umanità, che l'umanità abbia mai compiuto e che pertanto nel fondo del pensiero moderno e dell'ideale etico anche della politica ricorrono questa sostanza cristiana del liberalismo. Dico che, caro professor Guccione, noi abbiamo bisogno ancora oggi di Sturzo. Abbiamo sperato, abbiamo visto che vi sono stati dei tentativi di rivalutazione di quello che è stato il ruolo forte, quindi non dimentichiamo l'appello dei liberi e forti in un momento particolarmente difficile per il nostro paese e per il coraggio che ebbe in quella occasione. Ma dico, ancora oggi i problemi evidenziati da Sturzo sono presenti nel nostro paese. C'è stato questo momento, questo tentativo di rivalutazione del ruolo e di Sturzo che però mi pare si sia un attimo fermato. Bisogna riprenderlo, professor Guccione, con tutti gli studiosi sturziani come lei, perché abbiamo bisogno di uomini come Sturzo che riescono sempre a conciliare la politica e la morale pagando anche un prezzo di persona per sostenere questa posizione contro la democrazia cristiana che lo abbandonò e lo costrinse all'esilio insieme poi al momento storico che si stava vivendo. Io sono
ottimista, professor Guccione, che si possa riprendere questo cammino di Don Sturzo e che soprattutto partendo da lui si possa di nuovo avere una politica che si rifaccia ai filoni culturali tradizionali europei, perché non è possibile che in tutta Europa esistono i liberali, esistono i socialisti liberali, esistono anche gli altri in misura minore, ma quindi non in Italia, non riusciamo più ad avere il filone culturale a cui i partiti si rifacciano, si rifanno di più alla zoologia e alla botanica, basta guardare i nomi, o alla forza fisica. Questo è il guaio di questo paese. Io mi fermo qui, desidero chiedere se c'è qualche domanda che qualcuno vuole fare. Ringrazio ancora il professor Guccione, che ci ha dato degli stimoli sicuramente di cui abbiamo bisogno, perché ci sono momenti in cui magari la sfiducia comincia a presentarsi, e invece c'era lo sturzo di fiducia, ne aveva tanto, tant'è che aveva anche scritto uno degli articoli proprio sull'avere ridare fiducia. Quindi grazie. C'è qualcuno che desidera intervenire? Sì. Io allora, un solo secondo, volevo porre più che domanda, fare una riflessione. Considerata la grandissima portata dell'intervento che ha fatto il professore Guccione, e cioè Don Sturzo e i giovani di oggi, perché credo che questa sia una domanda molto molto pertinente, in tanto in quanto Don Sturzo vive e sicuramente vive sempre di più nella storia, per il semplice motivo che tutto ciò che ha detto Sturzo, forte della enorme competenza che partiva da una grandissima spiritualità, ma corroborata da una competenza complessa, era sociologica, era economica, era politica, da grande statista, da grande amministrativista, conosceva alla perfezione un po' tutti quelli che erano i gangli, le leggi fondamentali e quant'altro. Io dico, oggi Don Sturzo parla anche ai giovani, dovremmo creare e facilitare il più possibile quell'accesso di questa monumentalità di Don Sturzo, dovremmo dare maggiore spazio e opportunità perché i giovani lo possano conoscere, perché conoscendolo lo possono enormemente ammirare e capire effettivamente quanto è attuale oggi più che ieri. Questa è la mia riflessione. Grazie, persona perfetta come sempre. Tu sai che noi abbiamo iniziato già insieme da qualche anno a produrre qualche tentativo di rilanciare lo Sturzo, quindi così come merita, e giustamente, e come sarebbe utile per l'Italia. Sì, posso intervenire? Prego, certo, Giuseppe. Allora, io credo che stasera con il professore Guccione abbiamo toccato come Don Sturzo fosse veramente avanti rispetto ai tempi. Io mi ricordo di aver letto uno dei suoi ultimi interventi parlamentari da senatore a vita, intorno al 57, al 59, dove lui già parlava a quei tempi delle tangenti rosse che dal Cremlino arrivavano al Partito Comunista. Addirittura lui fu il primo a denunciare come le cooperative rosse
fossero il trade union, le lavatrici da cui questi flussi di denaro venivano ripuliti. Soprattutto sono rimasto colpito da questo stigma che Don Sturzo aveva nei confronti di Enrico Mattei, che oggi viene visto quasi come un martire della democrazia, come un uomo ucciso dai poteri forti. In realtà Mattei era un affarista, lui passò alla storia per una frase che poi ironicamente andò contro di lui. Lui diceva: per me i partiti sono come dei taxi, ci salgo sopra, mi faccio portare dove voglio e scendo quando voglio. Infatti salì su un aereo e non scese mai più. Un'altra figura che secondo me viene ingiustamente sopravvalutata, tant'è che qualche settimana fa, qualche mese fa, l'anno scorso Bellocchio ne ha fatto l'ennesimo film, è Aldo Moro. Aldo Moro, come Mattei, credo che la loro ambizione politica li ha portati poi a diventare delle pedine in giochi internazionali molto più grandi, molto più forti rispetto all'Italia, in cui sono rimasti intrappolati e sappiamo poi la fine che hanno fatto. Ed ecco, la grandezza di Don Sturzo è proprio questo: avere una visione superiore alle esigenze prettamente politiche, prettamente statuali, a cui invece loro erano abituati. Bene, grazie Giuseppe. C'è qualcuno? Professor Guccione, ci siamo? Sì, io devo ringraziare tutti voi per l'opportunità che mi avete dato di poter parlare di Sturzo e posso spero di essere... Pronto? Eugenio, scusa, prima che tu concluda, volevo farti una, più che una domanda, volevo ricordarti una importante affinità che tu stesso per questo hai citato, ricordando come sia stato Luigi Einaudi a nominare Sturzo senatore a vita. C'era un ottimo rapporto tra i due. E appunto non è stato casuale questo nomine. E in questa sede di scuola del liberalismo mi pare opportuno ricordare che non solo Einaudi, da Presidente della Repubblica, nominò Sturzo senatore di vita, ma lo difese in tutte le sedi, anche da Presidente, mentre era Presidente della Repubblica, replicando a un durissimo attacco che il grande storico Luigi Salvatorelli, storico azionista, molto, diciamo, incline ad avere rapporti piuttosto ambigui anche con i comunisti, aveva attaccato Luigi Sturzo accusandolo di clericalismo e di liberalismo, tra virgolette, diceva Salvatorelli, di liberalismo antisociale. Ora Sturzo, come ci ha detto brillantemente il nostro amico Guccione, è stato un grande predicatore. I suoi articoli sono affini, si potrebbero mettere sotto il titolo di prediche inutili, come quella di Luigi Einaudi. Prediche inutili. E allora in questa raccolta di prediche inutili di Luigi Einaudi, questa raccolta di suoi articoli, di suoi interventi politici, che lui ha messo sotto il titolo di prediche inutili, c'è un articolo importante, secondo me molto importante, dedicato alla difesa di Sturzo, intitolato, se non ricordo male, della liberalismo e liberismo della continuità di Luigi Sturzo, in cui si afferma molto
chiaramente come Luigi Sturzo avesse non solo, come dire, una ricerca della sua battaglia economico-sociale antisocialista, antidirigista, non solo fosse un dichiarato liberista in economia, ma diceva Einaudi, liberismo è una cosa piccola. Sturzo vuole il liberalismo, che è una cosa grande. E questa mi pare la se non ricordo male, la formula che adottò Luigi Einaudi nel difendere Sturzo. E io direi che si potrebbe racchiudere l'esperienza liberale in Italia tra questi due grandi, importanti protagonisti della lotta politica in Italia, che sono stati da un lato Luigi Sturzo e dall'altro Luigi Einaudi. Grazie Pippo, grazie. Grazie a te. Bene, allora io ringrazio tutti, grazie anche il professor Guccione, e ricordo che la prossima lezione sarà lunedì 6 febbraio, con una sostituzione perché il professor Sobrio per motivi personali non potrà esserci neppure questa volta, e quindi avremo Antonio Pileggi, il quale analizzerà il volume I partiti politici, a proposito, quindi in continuità poi, no? Con lo Sturzo, I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell'amministrazione di Marco Minghetti, quindi un problema che nasce già nel 1800. Io ringrazio tutti, grazie davvero professor Guccione, è sempre un immenso piacere ascoltarla. Grazie Pippo per le tue considerazioni, le tue riflessioni sempre di primo ordine. Una buona serata a tutti. Grazie, scusate. Grazie, saluti. Ciao Eugenio. Ciao a tutti, ringrazio anche per l'opportunità che mi avete dato di parlare di Sturzo, e spero che quello che io ho detto, ma riportando Sturzo, sia giunto proprio anche a molti giovani, affinché se ne facciano vangelo per i loro impegni politici, sociali. Grazie alla scuola di liberalismo di Messina, che è meritevole da questo punto di vista, e grazie a Pippo Buttà per questa considerazione, che è stato un arricchimento anche del mio intervento, perché è chiaro che Einaudi fu al fianco di Sturzo, come Sturzo al fianco di Einaudi, perché erano due personalità che si integravano a vicenda, non perché erano diverse, ma perché per lo più condividevano, ognuno per la propria parte, le idee che professavano. Grazie. Grazie. Saluti, ciao. Saluti a tutti. Ciao.